Yanvaneik, l'uomo con il turbante rosso, 1433. Ho voluto qua proporzionare il quadretto con la rappresentazione di una donna in modo da dare un'idea della sua grandezza. Il ritratto di un uomo con un turbante rosso è un dipinto a olio su tavola, davvero molto piccolo, 25,5 x 19 centimetri, datato 1433, abbiamo detto, ora alla National Gallery di Londra. La cornice è originale e riporta la firma e la data. In alto si trova invece il famoso motto fiammingo che è dipinto ma sembra inciso A L C I X H X A N als ich kann, che significa faccio come posso. Si intende non come voglio, con un probabile gioco di parole. Ich, eik, quindi come eik può. Insomma, è un'affermazione che ambigua, in qualche modo è un'affermazione di estrema modestia, meglio di così non posso fare, ma nello stesso tempo. Se io riesco a fare una cosa come questa, non è sicuramente poco. Le lettere, come in altre opere di Van Eyck, sono dipinte come se fossero incise nel legno. Nella parte inferiore della cornice, ancora una volta dipinte, c'è la firma e la data. Ioes De eic me fecit anno 1433, 21 octobris. La cornice con l'iscrizione originale venne realizzata coi lati lunghi in blocco, scolpiti insieme alla tavola principale, mentre quelli brevi, questi che vediamo adesso, sono aggiunti a parte. Ciò facilitava la levigazione della superficie ed evitava che si dovesse cesellare margini precisi seguendo la grana del legno. Probabilmente affinché non si sciupasse la delicata iscrizione, i pinto e cornice erano originariamente protetti da un contenitore o da una fodera. Un'ipotesi data quasi per certa da molti è che si tratti di un autoritratto di Jan van Eyck. In realtà l'unica prova a favore è che la straordinaria caratterizzazione di quest'uomo, che ci pare intelligente e affascinante, ci induce a sperare che sia appunto un autoritratto di van Eyck. Ed è straordinario che ci si dimentichi regolarmente che, secondo le idee più consolidate, Van Eyck nacque intorno al 1390. Perciò all'epoca in cui dipinse questo quadro aveva 43 anni, mentre lo vedremo meglio, l'uomo raffigurato sembrerebbe piuttosto più anziano. L'opera è caratterizzata da una posa a tre quarti, uno sfondo neutro scuro e una profonda indagine fisionomica e psicologica. L'uomo è abbigliato con una veste sobria, foderata di pelliccia e con un vistoso turbante rosso. In realtà si tratta non di un turbante,
ma di uno chaperon, un particolare copricapo allora in voga presso i nobili, anche se per secoli era stato un cappello da lavoro. Lo chaperon si allarga in un complessissimo insieme di pieghe sul quale la luce incide rendendo con precisione la morbidezza della stoffa. Lo stesso copricapo si trova in altri ritratti a lui attribuiti, come in quello di Giovanni Arnolfini, e così pure in una figuretta sullo sfondo della Madonna del Cancelliere Rolin. Via via ingrandendo questo dipinto, riusciamo ad apprezzarne la sua raffinatezza nei minutissimi particolari. La testa, come tipico nello stile del maestro, è evidenziata tramite un leggero ingrandimento rispetto al torso ed è trattata con una pittura estremamente virtuosa, capace di sintetizzare gli elementi più importanti del soggetto. Grazie alle successive velature a olio, cioè a strati di colore traslucidi e trasparenti, la superficie pittorica è brillante e lucida, permettendo di definire la diversa consistenza delle superfici della pelle fin nei più minuti particolari. L'artista arriva così a intensificare anche gli aspetti più minuti della realtà, dalle vene e le rughe fino alla barba rasata che però rispunta. Lo sguardo è particolarmente penetrante e, grazie agli occhi dipinti con particolare vividezza, è puntato verso noi osservatori. C'è chi dice che è il primo ritratto in un millennio a far così. Il naso è rappresentato più di profilo di quanto suggerisca la posizione degli occhi. Si tratta di uno scaltro espediente per dare risalto a tale tratto distintivo, indispensabile per rievocare la somiglianza. Negli occhi, minuscole vene sono state realizzate aggiungendo colore sul bagnato, in modo che sbiadissero sembrando sottopelle. Puntini di bianco nelle pupille creano lumeggiature scintillanti. Il colore verde chiaro delle pupille, un po' acquose, accentua la sensazione di anzianità dell'uomo. L'espressione complessiva è di un uomo che è uno studioso ha detto, vede le cose, se stesso comprese, da vicino, senza perdere però di vista il quadro più ampio. La combinazione del naso forte, della bocca larga e stretta e dell'incorniciatura del suo viso da parte del copricapo riesce a creare un'espressione di trattenuta stanchezza. La barba di 2 giorni è rossiccia, ma non mancano i peli bianchi. Le fossette al fianco delle labbra rivelano denti stretti e una natura determinata, ma non priva di ironia. Questo è l'occhio destro. Possiamo apprezzare, come abbiamo detto, le venuzze. Forse non è casuale la realizzazione da parte di Robert Campin di un ritratto caratterizzato dallo stesso tipo di copricapo rosso. Vi è chi ipotizza che in tal modo Campin possa aver reso omaggio al più giovane Jan,
ormai indiscutibile caposcuola della nuova pittura fiamminga. Campi ha imparato molto da qualcuno che era più giovane di lui. Certo si è che lo Chaperon, in questa immagine di Filippo III, il buono patron di Van Eyck, combinato con un diverso cappello, il mazzocco, piaceva molto ai signori dell'epoca. Concedetemi una nota da dilettante. Per me, l'uomo con il turbante rosso di Van Eyck è la rappresentazione della persona anziana più distinta ed elegante di tutta la storia della pittura, passata e presente. Posso seminare un dubbio solo a proposito del Doge Loredan. Il ritratto molto più grande, lo vedete qui in proporzione, perché è di 62,45 centimetri, eseguito da Giovanni Bellini nel 1501, 74 anni più tardi.